Ok, io vi parlerò di patologia dell'utero e di patologia delle ovaie. L'argomento è vasto e quindi ho dovuto fare delle scelte per rimanere nei tempi. Allora, per quanto riguarda la patologia uterina, parleremo di lesioni benigne, dei omiomi adenomiosi e successivamente delle principali lesioni maligne, in particolare del carcinoma dell'endometrio, della cervice, e accennerò brevemente ai sarcomi e per comodità parlerò dei sarcomi subito dopo i leiomiomi nella diagnosi differenziale. Allora, scusate, mi manca il fiato, ma ho una pancia enorme, spero che riusciate a capirmi lo stesso. Allora, avete visto, cioè già avete visto dalle lezioni precedenti, che la risonanza magnetica, per le caratteristiche intrinseche di elevatissima risoluzione di contrasto, di buona risoluzione spaziale, di multiplanarietà e anche di multiparametricità, è la tecnica ideale per studiare la patologia della pelvi, in particolare per studiare la patologia uterina. Infatti nell'utero, grazie alle sequenze pesate in T2, abbiamo un'ottima definizione dell'anatomia zonale. In particolare individuiamo molto bene l'endometrio come zona centrale iperintensa, la zona giunzionale che corrisponde alla porzione più profonda del miometrio, che appare come banda nettamente ipointensa, il miometrio vero e proprio che presenta un segnale intermedio nelle sequenze pesate in T2. E di solito riusciamo anche a individuare la sierosa che circoscrive l'utero, si riflette sulle pareti pelviche. Analoga cosa nelle sequenze, nelle scansioni assiali, sia a livello del corpo, dove individuiamo endometrio, zona giunzionale, miometrio, sierosa, che a livello del collo, dove individuiamo il tipico aspetto trilaminare della cervice con endocollo, comprendente mucose e ghiandole iperintenso nelle sequenze pesate in T2, porzione profonda dello stroma marcatamente ipointensa e anello stromale periferico con segnale intermedio. Come studiamo l'utero? Allora dobbiamo disporre di una macchina da almeno un Tesla e mezzo. Il paziente viene preparato con un digiuno di almeno 6 ore che serve sia per utilizzare il mezzo di contrasto che per ridurre gli artefatti da peristalsi. Subito prima di cominciare l'esame, se non ci sono controindicazioni, somministriamo una fiala di Buscopan. Noi preferiamo acquisire l'esame con la vescica distesa perché in questo modo riusciamo a sollevare nelle pazienti con utero antiverso, riusciamo a sollevare corpo, fondo uterino e quindi raddrizzare la cervice e i forbici, ed inoltre sollevando il corpo, fondo uterino, solleviamo ulteriormente le anse intestinali e quindi abbiamo meno problemi di artefatto da movimento peristaltico. Ovviamente quando possibile adoperiamo la bobina phased array che ci consente di avere una matrice più ampia, quindi una migliore risoluzione spaziale e ci dà un miglior rapporto segnale-rumore. Quando non è possibile, in donne obese o in gravidanza, adoperiamo la bobina body. Allora, le sequenze. Cosa è successo? Ok. Allora, in genere cominciamo l'acquisizione con delle sequenze di centratura veloci, noi adoperiamo delle True Fisp e quindi cominciamo l'acquisizione con delle scansioni turbospineco T2, cominciamo dalla scansione sagittale e quindi adoperiamo la scansione sagittale per orientare le scansioni assiale obliqua e coronale obliqua. Scansione assiale obliqua che orienteremo esattamente perpendicolare rispetto all'asse lungo dell'utero, quando vogliamo studiare le patologie del corpo dell'utero, coronale obliqua che orienteremo esattamente parallela all'asse lungo dell'utero. Adoperiamo poi una sequenza T1, una sequenza pesata in diffusione che deve avere un orientamento esattamente identico, l'inclinazione esattamente identica a quella della assiale obliqua, in modo da avere una comparazione, e quindi usiamo le sequenze gradient echo T1 FATSAT prima e dopo la somministrazione del mezzo di contrasto.
Allora, dicevo che le sequenze assiali oblique sono le sequenze migliori per valutare il rapporto tra l'endometrio, la zona giunzionale, il miometrio ed i parametri. Quindi sono le sequenze migliori, sono le sequenze che ci sono molto più utili quando andiamo a studiare ad esempio il grado di infiltrazione miometriale delle neoplasie uterine. Mentre le sequenze coronali ci danno delle informazioni aggiuntive. Perciò se siete in ritardo e volete tagliare qualche sequenza, non tagliate assolutamente mai l'assiale obliqua, piuttosto tagliate la coronale obliqua. Quando viceversa volete andare a studiare la cervice, intanto adoperiamo delle sequenze ad alta risoluzione, quindi con uno strato non superiore ai 3 mm, e anche in questo caso cominciamo dalle scansioni T2 sagittali e adoperiamo le sagittali per orientare le parassiali e paracoronali rispettivamente perpendicolari all'asse del collo, quindi della cervice in questo caso, e parallele. Anche qui sequenza pesata in diffusione con inclinazione identica all'assiale T1 e poi sequenze gradiente ECO T1 FAT-SAT pre e post contrastografiche. Cominciamo a parlare di patologia. Allora, la risonanza, quindi patologie, quindi dicevo, cominciamo dai leiomiomi. I leiomiomi sono la patologia uterina in assoluto più frequente, colpiscono fino al 30% delle donne in età fertile, sono delle neoplasie benigne costituite dalla proliferazione di fibrocellule muscolari lisce in associazione con tessuto collagene, delimitate da una pseudocapsula. Questa pseudocapsula non è formata dalle fibrocellule muscolari lisce contigue compresse. Dunque, il ruolo del radiologo nei leiomiomi è quello di confermare la diagnosi e di fare una accurata valutazione della sede, in particolare se sono sotto mucosi, intramurali o sottoserosi, del numero, delle dimensioni, di valutare il rapporto dei leiomiomi uterini con altre strutture pelviche. Inoltre deve effettuare diagnosi differenziale con patologie che danno un'analoga sintomatologia, come adenomiosi, masse solide annessiale e sarcomi uterini, e di noi infine rappresenta la modalità di scelta per valutare l'eleggibilità delle pazienti alla terapia embolizzante. Allora, i leiomiomi hanno un aspetto abbastanza eterogeneo. Il leiomioma con aspetto tipico appare come massa solida, profili netti, con segnale marcatamente ipointenso nelle sequenze pesate in T2 rispetto al miometrio, ipointenso in T1. In queste sequenze, nelle sequenze pesate in T1, se siamo fortunati, riusciamo anche ad apprezzare un sottile anello periferico ipointenso che corrisponde alla pseudocapsula, e dopo contrasto hanno un enhancement appaiono iso o ipointensi rispetto al miometrio circostante. Questo è l'aspetto dei leiomiomi tipici. Esistono poi leiomiomi ad elevata componente cellulare, in cui prevale la componente delle cellule muscolari lisce, che possono apparire tenuemente iperintensi nelle sequenze pesate in T2 e presentare un omogeneo enhancement. Infine, quando i leiomiomi crescono a dismisura rispetto al proprio apporto vascolare, possono comparire fenomeni di degenerazione, ialina mixoide, necrotica, emorragica adiposa, e l'aspetto dei leiomiomi degenerati diventa estremamente variabile e non specifico. In generale, hanno un segnale marcatamente disomogeneo in entrambe le pesature perché compaiono fenomeni di necrosi ed emorragia, quindi hanno questo aspetto marcatamente disomogeneo nelle sequenze pesate in T2 con ampia area di necrosi, possono avere un segnale più alto nelle sequenze pesate in T1 per la presenza di emorragia, e il comportamento post-contrastografico ricalca la composizione dei tessuti. In generale, però, i leiomiomi hanno la pseudocapsula, quindi mantengono i profili netti, anche i leiomiomi degenerati mantengono profili netti e non hanno un'elevata restrizione dei parametri di diffusibilità nelle sequenze pesate in diffusione. E questi sono due elementi che ci consentono di fare diagnosi differenziale
altri tipi di patologie, in particolare con i sarcomi. Allora, attenzione che in una stessa paziente possono coesistere degli omiomi con caratteristiche tipiche e degli omiomi con caratteristiche atipiche, in questo caso l'omioma atipico con l'omioma ad elevata componente cellulare. La diagnosi differenziale degli omiomi. Allora, principale diagnosi differenziale è con l'adenomiosi. Vanno distinti poi gli omiomi tipici, peduncolati, vanno distinti dalle masse annessiali solide a ricca componente fibrosa, quindi fibromi, fibrotecomi e tumori di Brenner. Una diagnosi difficile è con i rari sarcomi e con i rari sarcomi uterini. Allora, l'adenomiosi è una patologia benigna, è caratterizzata dalla presenza di impianti di ghiandole stroma endometriale nel contesto del miometrio che generano ipertrofia reattiva delle cellule muscolari circostanti. È una patologia che presenta una clinica abbastanza specifica, in genere dolore e alterazioni del sanguinamento per via vaginale. Esistono tipicamente due forme, una forma focale e la forma diffusa. La forma diffusa si manifesta con un aumento delle dimensioni dell'utero, un ispessimento della zona giunzionale, in genere l'ispessimento per essere significativo deve essere maggiore o uguale a 12 mm, e con la presenza di un'area con segnale disomogeneo, prevalentemente ipointenso nelle sequenze pesate in T2, e nel suo contesto possiamo individuare dei puntiformi focolai ematici che sono ben visibili nelle sequenze T1, in particolare nelle sequenze gradient eco T1. L'adenomiosi focale invece, che è il principale problema di diagnosi differenziale con i leiomiomi uterini, si manifesta come un focale aumento della zona giunzionale, con uno spessore anche qui maggiore o uguale a 12 mm, ha una morfologia ellittica, presenta più frequentemente profili sfumati, e questo è un aspetto che ci fa fare diagnosi differenziale con il leiomioma, che avendo la pseudocapsula ha sempre i margini netti, ma soprattutto ha una morfologia ellittica con un maggior asse che generalmente è parallelo all'endometrio ed ha un effetto massa minimo rispetto alle dimensioni della lesione. Ecco, attenzione che molto spesso leiomiomi e adenomiosi focale possono che esistere. Vedete, qua abbiamo un leiomioma peduncolato a livello della porzione laterale del corpo uterino che coesiste con un'area di adenomiosi focale. Ecco. Altra diagnosi differenziale dei leiomiomi è con i tumori ovarici solidi a ricca componente fibrosa, quindi fibromi, fibrotecomi, tumore di Brenner. Allora, la diagnosi è abbastanza agevole quando riusciamo a di leiomioma è agevole quando dimostriamo la presenza di un ponte anche sottile, anche solo vascolare, tra la lesione marcatamente ipointensa in questo caso e il miometrio, mentre facciamo diagnosi di lesione ovarica quando la lesione marcatamente ipointensa è circoscritta da follicoli e stroma ovarico. Più difficile è la diagnosi differenziale con i sarcomi uterini. I sarcomi uterini sono delle neoplasie maligne uterine piuttosto rare, la maggior parte sono leiomiosarcomi, carcinosarcomi, più raro sarcoma stromale endometriale. Generalmente la diagnosi si presentano con dimensioni massive e hanno anch'essi caratterizzati da una sintomatologia aspecifica. Alla risonanza non hanno un comportamento tipico. Leiomiosarcomi molto raramente insorgono, 1-2% insorgono sulla leiomioma, più frequentemente sono leiomiosarcomi d'Amblée, hanno dimensioni massive e un segnale marcatamente disomogeneo sia nelle sequenze pesate in T2 che nelle sequenze pesate in T1 per la presenza di necrosi ed emorragia. Tipicamente quello che ci fa fare diagnosi che ci permette talvolta di fare diagnosi differenziale sono le caratteristiche dei margini e il segnale nelle sequenze pesate in diffusione. In particolare
Quando individuiamo profili irregolari e restrizione dei parametri di diffusibilità, possiamo essere abbastanza confidenti nel sospettare che ci troviamo di fronte a una lesione maligna. Ed inoltre dobbiamo sempre sospettare una lesione maligna quando individuiamo un accrescimento rapido, soprattutto in pazienti in menopausa che non sono in terapia ormonale sostitutiva. Allora, questo è uno dei rarissimi leiomiosarcomi che nascono su leiomioma con fenomeni degenerativi. E quello che ci doveva fare insospettire era la irregolarità dei margini nelle porzioni più craniali, la marcata restrizione dei parametri di diffusibilità e, vedete, l'irregolarità dei profili. Più agevole la diagnosi differenziale con il carcinosarcoma, perché il carcinosarcoma in genere occupa la cavità endometriale e successivamente infiltra il miometrio. Quindi in questo caso la diagnosi differenziale si pone con l'adenocarcinoma endometriale, sì, con il tumore dell'endometrio. In ogni caso un segnale disomogeneo, anche questa è una lesione con segnale non specifico, disomogeneo sia nelle sequenze pesate in T2 che nelle sequenze pesate in T1, in genere presenta un enhancement precoce e persistente. Ed infine sarcoma stromale endometriale. Sarcoma stromale endometriale è il sarcoma uterino più raro e nasce a livello endometriale ed infiltra estesamente il miometrio e può presentare profili netti o profili irregolari. Le caratteristiche del segnale che possono richiamare quello, soprattutto quando i profili netti, le caratteristiche del segnale richiamano quella del leiomioma a ricca componente cellulare. Vedete, tende a essere omogeneamente iperintenso nelle sequenze pesate in T2 e presenta un omogeneo enhancement. Questo è un sarcoma stromale endometriale a profili netti che quello che ci fa porre il sospetto di lesione maligna è la presenza di elevata intensità del segnale nelle sequenze pesate in diffusione acquisite ad alti valori di B. Ed infine la risonanza magnetica è la metodica di scelta per individuare le pazienti candidabili a trattamento embolizzante, anche se il trattamento embolizzante con i nuovi farmaci adesso disponibili in commercio è sempre meno frequente. Perché la metodica di scelta? Perché ci consente di effettuare diagnosi di leiomioma con un elevato livello di confidenza. Ci consente di individuare con precisione sede, numero, dimensioni, soprattutto otteniamo delle buone mappe vascolari e quindi il radiologo interventista è in grado di pianificare correttamente il suo intervento e anche di predire la possibilità di successo terapeutico. Infatti è più difficile che beneficino del trattamento embolizzante pazienti che hanno leiomiomi ipovascolarizzati o che hanno un apporto vascolare attraverso le arterie ovariche. E quindi sicuramente la risonanza magnetica è la miglior tecnica diagnostica per lo studio dei leiomiomi uterini e per pianificare l'intervento embolizzante. Tuttavia ricordiamoci che è metodica time consuming, costosa, poco disponibile nel territorio, quindi non possiamo, i leiomiomi sono patologie estremamente frequenti, riserviamo la risonanza magnetica a pazienti collaboranti con lesioni estese che abbiano ecostruttura disomogenea oppure un aspetto sospetto all'imaging ecografico. E con questo abbiamo finito la parte dei leiomiomi, passiamo al carcinoma dell'endometrio. Sì. Allora, carcinoma dell'endometrio è sicuramente il tumore ginecologico più frequente dei pazienti nei paesi in via di sviluppo ed è una neoplasia che ha un picco di incidenza subito dopo la menopausa. È generalmente causata da situazioni che determinano un prolungato e una prolungata e incontrastata esposizione agli estrogeni, che determina una iperplasia dell'endometrio e quindi una maggior probabilità di sviluppare. Grazie. E quindi, scusate,
una maggiore probabilità di sviluppare iperplasia tipica ed eventualmente tumore, quindi è tipica di donne obese, diabetiche, immunolipare, con menarca precoce, menopausa tardiva o in terapia col tamossifene. Da un punto di vista anatomopatologico abbiamo fondamentalmente due tipi di adenocarcinoma: l'adenocarcinoma endometrioide, stragrande maggioranza dei casi, correlato all'esposizione agli estrogeni, può essere bene, moderatamente o scarsamente differenziato, che generalmente ha una prognosi migliore rispetto ai tumori non endometrioidi: adenocarcinoma seroso papillifero, adenocarcinoma a cellule chiare. Perché vi parlo di... questi ultimi sono tumori con un'aggressività biologica più alta. Perché vi parlo di questo? Vi parlo di questo perché sapere l'istologico, il grado, diciamo, l'istologia del tumore ci consente di stratificare preoperatoriamente le pazienti in base al rischio, in modo da orientare il clinico verso la scelta della terapia più appropriata per quella paziente. Quindi paziente con tumore endometrioide G3 o con tumori non endometrioidi sono pazienti considerate ad alto rischio. La diagnosi del carcinoma dell'endometrio è tipicamente istologica, viene fatta in corso di isteroscopia e secondo le linee guida della Federazione Internazionale dei Ginecologi la stadiazione è chirurgica, anche perché l'isterosalpingonesectomia bilaterale associata al sempre in linfonodale rappresenta il trattamento standard del carcinoma dell'endometrio. Quindi la risonanza magnetica non è ufficialmente inclusa nella stadiazione dei tumori dell'endometrio, tuttavia, come vi dicevo, quantificare preoperatoriamente l'estensione della malattia in associazione con la valutazione dell'istologico ci consente di stratificare le pazienti in base al rischio. Infatti, se il trattamento standard è la linfoadenectomia bilaterale, il trattamento standard dell'isteronesettomia bilaterale, nelle pazienti a rischio è indicata la linfadenectomia radicale, quindi linfadenectomia radicale significa linfadenectomia dei linfonodi pelvici e dissezione dei linfonodi lombo-aortici. Inoltre, in pazienti con tumore non endometrioidi, che si possono comportare come i tumori ovarici, sono indicati anche l'omentectomia e il washing e le biopsie peritoneali. Allora, quali sono i pazienti ad alto rischio? I pazienti ad alto rischio sono i pazienti con infiltrazione miometriale profonda, infiltrazione dello stroma cervicale e distotipo aggressivo. Perché? Allora, sappiamo che tra i fattori prognostici negativi, l'infiltrazione miometriale profonda, che noi possiamo determinare agevolmente con la risonanza magnetica, è il fattore prognostico, è il singolo fattore prognostico predittivo negativo più importante, correlato con il rischio di metastasi linfonodali. Perché? Perché rappresenta un marker, l'infiltrazione miometriale profonda è un marker dell'infiltrazione dello spazio linfoghiandolare, che è correlato con la probabilità di metastasi linfonodali, e la presenza di metastasi linfonodali nel carcinoma dell'endometrio è il principale fattore di rischio di recidiva di malattia. Ecco perché è così importante determinare correttamente il grado di infiltrazione miometriale alla stadiazione preoperatoria. Quindi dobbiamo essere molto precisi nel quantificare il grado di infiltrazione miometriale, nel individuare l'infiltrazione dello stroma cervicale, perché in presenza di infiltrazione dello stroma cervicale non solo aumenta il rischio di metastasi linfonodali, ma l'intervento chirurgico di isterectomia deve essere più demolitivo, quindi si effettua una isterectomia radicale. E ovviamente dovremo cercare di individuare le metastasi linfonodali per orientare l'approccio chirurgico. Allora, come appare il carcinoma dell'endometrio? Allora, il tumore dell'endometrio si manifesta con un aumento dello spessore endometriale, talora con profili lobulati. Generalmente risulta isointenso nelle sequenze pesate in T1 rispetto al miometrio circostante, appare tenuemente ipointenso rispetto al miometrio sano nelle sequenze pesate in T2, dove presenta segnale disomogeneo, ha tipicamente diffusibilità ristretta
e dopo mezzo di contrasto presenta enhancement meno intenso rispetto al miometrio circostante. Allora, queste sono le famose scansioni paraassiali post contrasto grafiche. Queste sono le sequenze che risultano estremamente utili nel escludere l'infiltrazione miometriale nel momento in cui noi individuiamo la presenza della zona giunzionale della porzione profonda del miometrio ipervascolarizzata integra. Possiamo escludere la presenza di infiltrazione miometriale anche se il miometrio risulta assottigliato, in questo caso disteso, dalla presenza di un tumore a morfologia polipoide di dimensioni grandi. Allora, secondo la classificazione della Federazione Italiana dei Ginecologi Ostetrici, carcinoma al primo stadio è un carcinoma confinato al corpo fondo, al secondo stadio è esteso allo stroma cervicale, non al canale, ma allo stroma cervicale, terzo stadio indica una diffusione loco-regionale del tumore, al quarto stadio il tumore infiltrato vescica retto o ha dato metastasi per via linfatica ed ematica. Allora, il primo stadio è un primo stadio A in cui il tumore è confinato all'utero e infiltra il miometrio per meno del 50% del suo spessore. Al primo stadio B si osserva infiltrazione miometriale profonda. Vedete, infiltrazione miometriale profonda si manifesta proprio con il tumore ha distrutto la zona giunzionale e sconfinato il miometrio, in questo caso giunge fino in prossimità della serosa. Il grado di infiltrazione miometriale è un parametro veramente, vi avevo detto, un parametro importante, va valutato su due piani, generalmente sagittale e assiale obliquo. La risonanza magnetica ha valori di sensibilità e specificità abbastanza variabili nel quantificare il grado di infiltrazione miometriale. Questo perché? Perché valutare il grado di infiltrazione miometriale è difficile in presenza di situazioni che alterano l'interfaccia tra tumore e miometrio, in particolare in presenza di fibromatosi, adenomiosi, lesioni polipoidi di grandi dimensioni che distendono e possono assottigliare il miometrio, o di neoplasie localizzate in prossimità dei corni uterini dove lo spessore del miometrio è fisiologicamente più sottile. Allora, in questo caso ci aiuta, come vi dicevo prima, il ricorso all'imaging post contrasto grafico. Vedete, individuare questa zona giunzionale perfettamente conservata nonostante l'assottigliamento dello spessore miometriale ci fa fare diagnosi di non infiltrazione del miometrio con un buon livello di confidenza. Ci aiuta anche comparare le sequenze pesate in T2 con le sequenze acquisite in diffusione. Al secondo stadio, dicevo, il carcinoma è esteso allo stroma cervicale. Importante individuare la infiltrazione dello stroma cervicale perché in presenza di infiltrazione stromale cervicale la paziente è candidata a isterectomia radicale. Allora, questa è una lesione, è una lesione dell'endometrio che infiltra lo stroma cervicale, lo vediamo nelle sequenze pesate in T2, forse un po' buia, e nelle scansioni sagittali, e lo vediamo anche nelle scansioni assiali a questo livello. Il pitfall tipico in questi casi è quello di differenziare un tumore polipoide del corpo che protrude nel canale cervicale senza infiltrare lo stroma da un tumore che infiltra lo stroma cervicale. E in questo caso la diagnosi, la presenza, individuare a 3 minuti un normale enhancement della mucosa cervicale ci fa fare diagnosi di non infiltrazione dello stroma cervicale con buon livello di confidenza. Dicevo che al terzo stadio il carcinoma c'è una diffusione loco-regionale del tumore, quindi terzo stadio A infiltra la serosa o gli annessi, terzo stadio B il tumore può infiltrare vagina e parametri, e l'infiltrazione può essere, diciamo, la valutazione dello sconfinamento extrauterino della malattia è agevolata ricorrendo alle sequenze pesate in diffusione
perché hanno un'elevata risoluzione di contrasto. E infine, tumore al terzo stadio C, il tumore dell'endometrio ha dato metastasi linfonodali. Terzo stadio C1 sono metastatici linfonodi pelvici, terzo stadio C2, prognosi ancora peggiore, sono metastatici anche i linfonodi lombo-aortici. Criteri suggestivi di infiltrazione linfonodale sono le dimensioni, superiore al centimetro, la molteplicità, le caratteristiche dei margini, e in particolare profili irregolari, e del segnale disomogeneo simile a quello del tumore primitivo. Non capisco perché sono... le immagini sono veramente sgranate. Vabbè. Comunque, adenopatie a ridosso degli assi iliaci esterni, stadio 3C1, aritmie in sede paraortica, stadio 3C2. Ma che sono? Sì, vero. Sono molto sgranate, non so perché. Vediamo le altre. Vabbè, vado avanti. Dovete un po' di fianco per spingere. Grazie. Al quarto stadio il tumore infiltra mucosa di vescica, retto, oppure sono presenti. Sei esperto. Sei esperto. Sono presenti metastasi a distanza. Allora, attenzione che le adenopatie inguinali e le adenopatie lombo-aortiche localizzate al di sopra dell'ilo renale sono considerate metastasi a distanza, quindi in presenza di adenopatie inguinali e lombo-aortiche al di sopra dell'ilo renale si identifica uno stadio 4B. Ecco. Recidive locali. La sede di gran lunga più frequente di recidiva locale del cancro dell'endometrio è sicuramente la cupola vaginale. Nettamente meno frequente la recidiva in corrispondenza delle pareti pelviche. Le altre pazienti tendono a sviluppare adenopatie addominopelviche o malattia sistemica. Nelle pazienti radiotrattate, ad esempio nelle pazienti, non vi ho detto prima che le pazienti con infiltrazione dello stroma cervicale possono essere sottoposte a istronesettomia radicale oppure a una istronesettomia semplice però associata a radioterapia. Nelle pazienti radiotrattate diventa fondamentale distinguere la recidiva dalla fibrosi postatinica. La diagnosi differenziale è abbastanza semplice se la risonanza viene effettuata correttamente almeno 8 settimane dal termine della radioterapia, perché la recidiva o la persistenza di malattia hanno le stesse caratteristiche del tumore primitivo, quindi segnale disomogeneo nelle sequenze a TR lungo e restrizione dei parametri di diffusibilità. Questa è una tipica recidiva in corrispondenza della cupola vaginale. Prospettive future nelle pazienti della risonanza magnetica in pazienti con carcinoma dell'endometrio. Le prospettive future, insomma, gli articoli più recenti della letteratura, riguardano sicuramente l'imaging pesato in diffusione. Alcuni articoli hanno dimostrato che l'ADC correla in maniera significativa con le dimensioni del tumore, con il grado e con il grado di infiltrazione miometriale e pertanto propongono di adoperare in futuro il valore di ADC come predittore biologico di aggressività. Ed inoltre è stato dimostrato che nella stima del grado di infiltrazione miometriale l'imaging pesato in diffusione ha valore di accuratezza diagnostici molto alti, simili a quelli che si ottengono in sede di esame estemporaneo, in sede intraoperatoria, in corso di esame al congelatore. E quindi una delle prospettive future sarebbe che se l'esame di risonanza magnetica è correttamente acquisito, si potrebbe evitare l'esame istologico intraoperatorio. E passiamo al tumore della cervice. Allora, il tumore della cervice è il terzo tumore ginecologico per frequenza nei paesi industrializzati
e rispetto al tumore dell'endometrio è un tumore nettamente più aggressivo. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di carcinoma squamoso, e più raro l'adenocarcinoma con una prognosi, quest'ultimo con una prognosi più infausta. Carcinoma della cervice, generalmente già la diagnosi è un tumore che viene diagnosticato generalmente localmente avanzato. Anche per il carcinoma della cervice la diagnosi è istologica e... Metti qui più avanti, e questo in modo che riesci a girarti, ecco, così. Ok, allora anche per il carcinoma della cervice la diagnosi istologica, secondo le linee guida ufficiali della Federazione Internazionale dei Ginecologi, la stadiazione viene effettuata con esame clinico, eventualmente in anestesia, eventualmente associata a cistoscopia e sigmoidoscopia. Tuttavia, la stadiazione clinica ha un'accuratezza troppo limitata nel definire dei fattori prognostici estremamente importanti, come le dimensioni del tumore, che correlano con il rischio di metastasi linfonodali, la presenza di infiltrazione dei parametri e la presenza di metastasi linfonodali. Pertanto, secondo le ultime raccomandazioni del 2009 della FIGO, la stadiazione mediante imaging del carcinoma della cervice viene raccomandata, non è considerata mandatoria. Perché è importante la stadiazione prechirurgica del tumore della cervice? Perché distinguendo pazienti con tumore in fase iniziale da pazienti con tumore localmente avanzato, indirizziamo le pazienti verso il trattamento più appropriato, che è chirurgico, finché il tumore è confinato all'utero. Diventa chemioradioterapico quando il tumore è localmente avanzato, vale a dire dal momento in cui il tumore infiltra i parametri. Risonanza magnetica è la metodica di elezione per la stadiazione loco regionale dal carcinoma della cervice per le proprie caratteristiche intrinseche. Vi ho già mostrato l'anatomia zonale del collo dell'utero nelle sequenze pesate in T2 con il tipico aspetto trilaminare. Quali sono i punti di forza della risonanza magnetica nella stadiazione del cancro della cervice? Che ci consente di definire con precisione le dimensioni del tumore, che sono un fattore prognostico importante, e ci consente di escludere, a un valore predittivo del 100%, nell'escludere l'infiltrazione dei parametri, quindi parametro estremamente importante ai fini terapeutici, e ci consente di escludere l'infiltrazione, di escludere a un elevato valore prognostico negativo nell'individuare l'infiltrazione di retto e di vescica. Quindi, il nostro ruolo è quello di effettuare una corretta stadiazione alla diagnosi, valutare la risposta al trattamento chemioradioterapico ed individuare l'estensione, individuare la recidiva e valutarne l'estensione. Allora, il carcinoma della cervice nelle sequenze pesate in T2 appare come lesione iperintensa nel contesto di uno stroma cervicale nettamente ipointenso, presenta elevata restrizione dei parametri di diffusibilità, quindi presenta segnale iperintenso nelle sequenze acquisite in diffusione acquisita ad alti valori di B e basso segnale nelle mappe di C, ed è caratterizzata da un precoce e marcato enhancement. Allora, secondo la classificazione FIGO, al primo stadio il carcinoma è confinato alla cervice, al secondo stadio va oltre la cervice ma non al terzo inferiore della vagina o alla parete pelvica, al terzo stadio infiltra il terzo inferiore della vagina, la parete pelvica o può ostruire un'eretera, al quarto stadio ha dato metastasi a distanza o ha infiltrato vescica retto. Al primo stadio, distinguiamo un primo stadio A in cui il tumore è microinvasivo,
talvolta difficile da apprezzare la risonanza magnetica. Questo è un tumore microinvasivo allo stadio primo A. Stadio primo B, il tumore ha dimensioni macroscopiche. 1B1, le dimensioni del tumore sono inferiori a 4 cm, 1B2 sono superiori a 4 cm. Perché vi racconto questa cosa? Perché anche nei tumori con malattia in fase iniziale, nelle pazienti con malattia in fase iniziale fino allo stadio 1B1, possiamo offrire un trattamento fertility sparing. Quindi l'intervento chirurgico può essere limitato al collo uterino preservando la fertilità della donna, a patto che la lesione sia sufficientemente distante dall'orifizio cervicale interno e siano assenti metastasi linfonodali. Ovviamente l'utilizzo delle sequenze post-contrastografiche e l'imaging in diffusione migliora la nostra confidenza diagnostica nel definire l'estensione di lesioni molto piccole. Al secondo stadio A, il tumore si estende oltre l'utero, ma non infiltra i parametri. Secondo stadio B infiltra i parametri. Distinzione tra secondo stadio A e secondo stadio B fondamentale, perché finché non c'è infiltrazione dei parametri, le pazienti sono candidabili all'intervento chirurgico. In presenza di infiltrazione dei parametri, le pazienti vanno a chemioradioterapia. Come individuiamo l'infiltrazione dei parametri? Vediamo che la lesione solida con segnale intermedio ha distrutto lo stroma cervicale e sono presenti delle spicule che aggettano nel contesto del tessuto adiposo. Risonanza magnetica ha elevato valore predittivo negativo nell'individuare l'infiltrazione dei parametri, qualora quindi ci consente di escludere con certezza che il parametro non è infiltrato, quando è conservato l'anello stromale cervicale esterno e l'interfaccia utero-annessi ha dei profili netti. Allora, attenzione che nei tumori della cervice di grandi dimensioni, talvolta il pitfall è quello di sovrastimare l'infiltrazione dei parametri a causa della presenza di edema stromale. In questo caso riusciamo a quantificare meglio l'estensione della malattia se confrontiamo le sequenze pesate in T2 con le sequenze pesate in diffusione ad alti valori di B, dove la iperintensità del segnale corrisponde effettivamente alla malattia. E al terzo stadio, il carcinoma della cervice al terzo stadio è esteso al terzo inferiore della vagina, alla parete pelvica o ha infiltrato gli ureteri. L'infiltrazione della vagina si apprezza molto bene nelle scansioni sagittali, dove c'è l'interruzione della ipointensità del segnale tipica della parete vaginale. L'infiltrazione degli ureteri è a meglio apprezzabile nelle immagini assiali. Possiamo effettuare delle ricostruzioni, acquisire delle scansioni in sequenze veloce URM per dimostrare l'idronefrosi. Ed infine, allo stadio terzo B infiltra la parete pelvica, e criteri predittivi di infiltrazione della parete pelvica sono una distanza tra il tumore e i muscoli del pavimento pelvico inferiore ai 3 mm oppure presenza di encasement dei vasi iliaci. Al quarto stadio, il tumore della cervice infiltra la mucosa di vescica eretto o ha dato metastasi a distanza. Anche in questo caso ricordiamoci che le adenopatie lomboaortiche e le adenopatie inguinali sono considerati M+, e quindi la loro presenza configura uno stadio quarto B. L'infiltrazione del retto e della vagina si osserva come perdita della ipointensità del segnale della parete. In questo caso, punto di forza della risonanza magnetica è che se l'ipointensità della parete di vescica e di vescica di retto sono conservate, siamo pressoché certi che non esiste infiltrazione non esiste infiltrazione della vescica o del retto, e in questo caso possiamo far risparmiare
alla nostra paziente la cistoscopia o la rettoscopia preoperatoria. La caratterizzazione dell'enne. Allora, secondo le linee guida della FIGO, la caratterizzazione dell'enne non è ufficialmente inclusa nella stadiazione, tuttavia la presenza di metastasi linfonodali rappresenta un fattore prognostico importante correlato al tasso di sopravvivenza, quindi sarebbe importante caratterizzare l'enne prima di pianificare la scelta terapeutica. Anche qui l'accuratezza della risonanza magnetica è abbastanza variabile nella caratterizzazione dell'enne e migliora un po' con risonanza magnetica, tuttavia non siamo in grado di dire con certezza se un linfonodo, di discriminare, di individuare micrometastasi linfonodali in linfonodi di dimensioni normali e viceversa, di non siamo in grado di escludere la presenza di metastasi linfonodali in linfonodi, a distinguere linfonodo ingrandito iperplastico da un linfonodo ingrandito metastatico. Con risonanza magnetica valutiamo anche la risposta dopo chemioradioterapia. Allora, generalmente dopo chemioradioterapia sia l'utero che la lesione si riducono di dimensioni e compare fibrosi, e nelle sequenze pesate in diffusione aumenta la diffusibilità, quindi aumenta il valore dell'ADC. È fondamentale che noi acquisiamo l'esame di risonanza magnetica da almeno 8 settimane dopo il termine del trattamento, per evitare sovrastima di persistenza di malattia o a causa della presenza di necrosi e di infiammazione. Recidiva: sedi tipiche di recidiva del carcinoma della cervice sono la cupola vaginale e i linfonodi, diventa importante distinguere nelle pazienti radiotrattate la recidiva dalla fibrosi postattinica. La recidiva di malattia ha le stesse caratteristiche del segnale del tumore primitivo, la fibrosi postattinica appare generalmente nettamente più intensa nelle sequenze pesate in T2 e, se presente enhancement, presenta un enhancement tardivo. Anche qui le prospettive future della risonanza magnetica riguardano l'imaging pesato in diffusione. Alcuni studi hanno dimostrato che i valori di ADC sono significativamente più alti nell'adenocarcinoma rispetto al tumore squamoso e che sono significativamente più alti nei tumori bene o moderatamente differenziati rispetto ai tumori scarsamente differenziati. Ed inoltre, nei pazienti responders al trattamento chemioradioterapico si osservano delle precoci modificazioni dei valori dell'ADC già una settimana dall'inizio del trattamento, che sembrano correlare significativamente con la risposta definitiva. E quindi i valori di ADC potrebbero essere utilizzati come per differenziare istotipo e grado, quindi per stratificare i pazienti in base al rischio, e potrebbero essere adoperati soprattutto come precoce biomarker per valutare la risposta al trattamento chemioradioterapico delle nostre pazienti. E quindi, in conclusione, per quanto riguarda i tumori uterini, la risonanza magnetica ha sicuramente un ruolo centrale, sebbene non compresa nelle linee guida ufficiali, nella pianificazione terapeutica di pazienti con carcinoma dell'endometrio e della cervice. In pazienti con carcinoma dell'endometrio è affidabile nell'individuare l'infiltrazione miometriale profonda e l'infiltrazione dello stroma cervicale, e quindi ci consente di individuare preoperatoriamente le pazienti candidate all'infadenectomia, mentre in pazienti con carcinoma dell'endometrio è affidabile nel discriminare donne con tumore in fase iniziale candidate all'intervento chirurgico d'Ambley da donne con tumore esteso ai parametri candidate a chemioradioterapia. E con questo abbiamo finito.